Ditemi voi quando posso partire. Siamo partiti tutti? Tutti, sì. Quando vuole. L'Italia è in recessione tecnica con numeri peggiori di quelli previsti e lo è soprattutto per una debolezza dell'attività economica interna piuttosto che quella internazionale. Quindi sono le cause interne che vanno affrontate per riportare le cose in equilibrio. Il problema è che questa legge di bilancio, le misure di bilancio varate in queste settimane sono mute nei confronti della crescita. Bisognerebbe far ripartire gli investimenti, ma le misure previste dal ministro Tria non si vedono ancora. Quindi siamo in una situazione molto pericolosa di recessione che potrebbe svilupparsi ulteriormente nei prossimi trimestri. Madonna, ieri sera il presidente Conte ha detto ereditiamo una situazione che ci porta a questo risultato. Questa è un'affermazione che o è in malafede o è ignorante o è tutte e due, perché basta guardare i numeri per capire che la recessione è iniziata nell'estate del 2018 dopo 14 trimestri di crescita ininterrotta, quindi mi devono spiegare come questo sia responsabilità della politica economica dei governi precedenti. Lei naturalmente aveva una responsabilità al Ministero dell'Economia nel precedente governo. Ieri sera ha sentito Renzi? Ieri sera ho ricevuto molti messaggi di Renzi, alcuni che avevano un strano simbolo, cioè un pallone di calcio dentro, che io non ho capito e quindi è finita lì. Senta, al di là della sconfitta della Roma, le volevo chiedere se lei da Ministro dell'Economia le era mai capitato di anticipare il giorno prima, di prendere notizie dall'Istat sui dati che riguardano la produzione industriale e il PIL? Sicuramente spetta all'Istat divulgare ufficialmente negli orari prestabiliti con molto tempo prima e di orari e date i dati così sensibili come quelli sull'andamento dell'economia italiana. Nella mia esperienza di governo questo obbligo istituzionale non è mai stato violato. Quindi ha considerato scorretto il comportamento di Conte? Non faccio commenti. Su questa situazione di recessione, che impatto avranno due misure come reddito di cittadinanza e quota 100, che ha già 5.000 domande, insomma, quindi si prevede una richiesta forte? Mi pare sulle 5.000 domande di quota 100 che il Presidente dell'INPS abbia detto che sono elevate, ma sono nelle attese. Riguardo all'impatto sulla crescita, purtroppo nessuna delle due misure mi sembra tale da poter costituire una risposta adeguata alla grave recessione. In realtà queste misure andrebbero cambiate radicalmente. Quindi secondo lei ci vorrebbe una manovra redistributiva o una nuova manovra aggiuntiva? Ci dovrebbe essere una manovra che cambia la composizione del bilancio pubblico a favore degli investimenti, che sia meno caratterizzata da sussidi, sia meno complicata come il reddito di cittadinanza che aggiunge confusione perché vuole raggiungere più obiettivi con un solo strumento. Tutti sanno che questo non è possibile. Ok, posso scusi, vista la situazione in atto, gli obiettivi di finanza pubblica, a questo punto lei come pensa che non verranno centrati? Gli obiettivi di finanza pubblica devono essere monitorati con la Commissione europea, come tutti sappiamo. Bisognerà vedere con i dati di primavera a che punto sta la finanza pubblica. Certo, adesso la situazione è più difficile. Bene, grazie.